Bella popolo di YouTuber, qui vi sono e benvenuti in questo quarto episodio della serie principale di Minecraft. Prima della intro volevo dirvi che ho fatto il primo fail mentre stavo costruendo il mob spawner insieme a un mio amico e lui si è messo a ridere, poi sono caduto da un punto alto. Comunque adesso andiamo a vedere il punto dove sono morto, però prima ci dobbiamo fare le scale. Perfetto, con questi rumori inquietanti di Minecraft andiamo a posizionare le scale. E mi ero dimenticato di dirvi che ho messo anche il command block dove ho settato il giorno. Continuamente ho messo il tempo sereno, eccetera, cioè tutte quante i comandi. Ok, qua adesso metto un po' di scale, altrimenti non voglio morire di nuovo. Qua stavo creando il teletrasporto degli items, fortunatamente voi non vedrete un granché, perché sono qua nel buio più totale. Sento anche dei ragni, ecco qua il punto dove ero morto. Purtroppo solo 7 livelli per me, ne avevo una trentina. Armatura in diamante ancora qua. Perfetto, noi ci vediamo dopo, quando ho finito il mob spawner. A dopo! Rieccoci qui, purtroppo sono successi piccoli problemi in questa settimana, ho preso un grosso raffreddore e un mal di gola, quindi questo episodio sto registrando esattamente 2 settimane dopo alla prima clip. Sembrerà un po' strano, infatti diciamo che ho anche messo il mondo su un server, così è sempre attivo e le farm in futuro andranno sempre. E perciò immagino, ma non sono sicuro, che queste canne da zucchero oggi siano al top. Oppure l'avevo già raccolte? No, l'avevo già raccolte purtroppo. Perfetto, allora vediamo l'episodio di oggi su cosa tratta. Volevo mostrarvi il mob spawner, ma diciamo che ho trovato qualcosa di meglio da mostrarvi. Infatti, beh, qua continuo a produrre la farm di polli. Ho registrato anche un episodio insieme a un mio amico, ma non sono riuscito a metterlo perché diciamo che avevo un mal di gola tremendo. Adesso andiamo a vedere la nostra scoperta. Andando verso questa parte abbiamo trovato molti nuovi biomi, tra cui la casa della strega, che non avevo mai visto. Sembrerà un po' strano perché gioco da Minecraft da parecchi anni, però la casa della strega e il tempio della giungla non li avevo mai visti. A meno il tempio della giungla non l'ho mai visto fino adesso, non l'ho mai trovato. Comunque vediamo che qua abbiamo trovato la pianura dove avevamo trovato anche i cavalli ai tempi passati, e andando poi più avanti ho trovato una palude e anche un altro, quello dei baobab, non so come chiamarli, quello degli alberi grandi. E allora diciamo che ci è piaciuto. Non mi ricordo se era questa o da quella. Da quella. Comunque, prossimamente porterò anche delle nuove serie sul, come si chiama, aiuto, sui mini giochi, ecco, quelli là sul, non mi vengono, sui server, ecco. E forse anche in compagnia di altri youtuber. Forse riesco a convincere Skibble a fare un video con me. Lascio il link di Skibble in descrizione, così almeno seguite anche lui, che è un bravo youtuber. Ci siamo trovati, quando era? Ieri, a chiacchierare su di noi, su un server. Adesso cerchiamo questa paluda. Paluda. Sì, andiamo a cercare la paluda. Dopo 10 anni forse l'avremo trovata, se esiste. Perfetto, allora volevo portarvi un video speciale questa sera, sempre se riesco a caricarlo perché è veramente molto leggero. No, questo video è molto pesante, allora quello dopo non so se riesco a pubblicarlo. Vediamo subito di cosa tratta. Vi dico che è la quintupla cesta, una cosa mai vista. Io non avevo mai visto la quintupla cesta, avevo visto la tripla da Reed Engineer e era già tanto, cioè chi è che aveva mai visto una cesta tripla, ovvero tiene 3 volte una cesta. Va bene, era una novità e ho detto, ma come esiste la tripla esisterà anche la quadrupla e la quintupla, e allora sono riuscito a trovare questa nuova cosa. Ve la mostrerò tutta nel tutorial di questa sera, che durerà più o meno 5 minuti. E adesso eccoci qua, abbiamo trovato la paluda, come la chiamo io. Adesso basta solo trovare di nuovo la casa della strega, perché avevo viaggiato parecchio. La vedete? Eccola i baobab, come li volete chiamare.
Ditemi come si chiamano qui i Dark Oak in italiano. Letteralmente sarebbe la quercia nera, ma non so se esiste. Comunque, cerchiamo questa casa della strega, era qua nelle vicinanze, infatti di paludi dubito che ce ne siano molte. La casa della farò una mega farm alla casa della strega, dove starò FK un paio di ore. Così mi produce stecchetti, non so come gli stick. Mi produce anche le slime ball perché ci sono gli slime nella palude. Almeno non l'ho mai provata quella farm. So solo che è possibile farla. Quando trovo la casa della strega e comunque qua c'è una casa della strega, ve lo dico io. E là vicino avevo lasciato la cesta dove avevo messo gli oggetti quando avevo fatto il cambio del mondo. Poiché anche adesso sto giocando online grazie al mio account premium. Invece prima giocavo offline, visto che non avevo neanche la connessione decente. Comunque, oh, guardate qua le mucche che ci fanno il bagno. Penso che siano le poche mucche che ci sono in questo mondo. Quindi le terrò da conto. Oh, laggata. Non è il vostro computer, è il mio. Perfetto. Adesso ci rivediamo a casa. Andiamo a casa oppure andiamo all'esplorazione? Scegliete voi. Ho poche torce però. Ah, mi sono dovuto rifare i picconi perché diciamo che al cambio di mondo non erano salvati, non si erano salvati quasi niente. Alcune cose me le sono diciamo craftate, altre cose diciamo che me le ero messe nella cesta. Così. Questo numero di morti sono le mie morti, mi sono auto-ucciso per almeno non cambiare la serie. Ecco laggiù un'altra palude, è la stessa? Boh. Comunque qua c'è un Dark Oak, mi ricordo che l'avevo preso i sapling, non li ho qua, li ho messi nella cesta, andiamo subito a prenderla. Adesso accelererò un po' il video. In questo mondo non ho ancora trovato dei villaggi, mi sa che dovrò curare com'è che si chiamano, quei tizi là, i brutti ceffi, com'è che si chiamano. Aiutatemi, gli zombie villager. Se aiuto gli zombie. Sì, aiuto. Se gli do una mela d'oro e una pozione strana agli zombie villager, in teoria si curano. Ho provato solo una volta su un server privato, ma non aveva più che tanto funzionato. Infatti, ci aveva impiegato 10 minuti. Penso di aver sbagliato qualcosa. Comunque, qua non trovo la mia cesta. È una cosa abbastanza grave perché conteneva roba in diamante. Oh, dove sarà la mia cesta? Ah, ho un po' di blocchi, farò un pillar. Oppure uso un programma esterno per vedere dove sono morto le ultime volte. Scegliete voi se mi permettete di usare programmi esterni, tipo MC Editor, per cambiare i biomi e quelle cose là. E tipo delle piccole mod esterne che riesco a utilizzare. Qua non c'è nulla. Questo pillar lo teniamo? Assolutamente no! Se riesco a far uscire 2-3 video oggi, per scusarmi dell'assenza, sarebbe il top, ma purtroppo non ho molto tempo per registrare. Ho iniziato le scuole superiori, il liceo informatico e non è che abbia molto tempo a disposizione. Andiamo un po' all'escursione oppure andiamo in miniera. Scegliete voi, metterò qua due tasti, andare in miniera oppure andare all'esplorazione della cesta perduta. Più del 90% ha votato andare in miniera perché si annoiano andare a cercare le ceste. Ah bene, perfetto. Allora andiamo giù. Ecco qua, però sono 9. Ecco qua. Devo prendere un po' di alberi. Alberi con la zappa. Se ci fosse Elve Lanterna Love, qua sarebbe impazzito sulla foresta di Birch. Com'è che le chiama lui? Birch? Birch? Non lo so. Betulla comunque. Lui odia le betulle, non si capisce molto bene il motivo. Lascio anche il link degli Eternal Love, visto che hanno raggiunto il milione di visualizzazioni in un loro video, il video delle 11 stranezze di Minecraft. Hanno fatto due versioni, quella scherzosa e quella serie. A me è piaciuta più quella scherzosa, ovviamente quelle stranezze le conoscevo già quasi tutte, eccetto quella delle, come si chiamano, delle rotaie che passavano in mezzo a un muro. Quella cosa non l'avevo mai vista e mai provata. E forse la utilizzerò anche in questo mondo per qualche farm. Comunque adesso abbatto l'albero e facciamo un po' di torce e andiamo giù in miniera ad esplorare. Cerco di fare un episodio di 10 minuti più o meno, quindi l'esplorazione non sa
sarà molto estesa. Perfetto, andiamo giù e saltelliamo giù in miniera. Per fortuna mi sono portato un po' di polli, poveri polli. Ecco qua il nostro carbone che ci serviva molto. Ditemi se vi interesserebbe fare video insieme a me su qualche server, su qualche minigioco, o magari anche sulla serie principale, se siete affidabili. Ovviamente faccio il backup del mondo ogni 5 minuti. È già successo che una persona è entrata nel mondo con il mio permesso, però mi ha distrutto tutto quanto, allora tanto il mio permesso non aveva. Perfetto, qua abbiamo finito il carbone, ci facciamo un po' di stick. Facciamo quasi tutto stick, un po' ce lo teniamo per evenienza. Ecco, perfetto. 36 forse sono un po' troppi, ma no problem. Ecco qua, andiamo giù in miniera, cioè qua sale più che altro. Va bene, questa miniera è già terminata. Ci vediamo dopo quando ne trovo un'altra. Ok, niente dopo. Ce n'era appena fuori. Forse dopo. No, scusate, ma. Ok, prendiamo questo carbone insieme. Intanto vi dico che farò un episodio di Clash of Clans il prima possibile. Abbiamo fatto la prima guerra vincente dopo aver distrutto il clan. Infatti adesso siamo in 10, 15 penso. E prima eravamo in 50, non ci stavano più. Nessuna persona, no, aiuto, non ci stava più nessuna persona, nemmeno i miei amici che volevano entrare, anche se erano a livello 100 e passa. Perfetto, ecco qua un altro un po' di carbone che ci servirà per le torce. Andiamo a cercare una miniera. Perfetto, non devo neanche tagliare il video. Che cos'è questa qua? La groviera. Adesso mi sono stufato, la scavo giù. Ditemi se preferite video accelerati oppure video, diciamo, tagliati, come fanno gli altri YouTuber. Io sinceramente preferisco velocizzare, così almeno vedete quello che faccio. Però magari capisco che potrebbe essere più noioso. Tipo questo momento era meglio se lo tagliavo invece che accelerarlo. Comunque scrivetemelo nei commenti e ci vediamo dopo. Ho trovato uno scheletro, adesso cerco dove è. Ho sentito il rumore di grotta. C'è dubito che sia molto lontano. Adesso, quanto scommettete che mi spavento quando trovo una marea di scheletri, magari anche uno spawner, qua a caso. Anche voi lo sentite? Io lo sento proprio forte qua. Magari sopra? No. Aiuto, questi momenti sono i più critici quando non trovi gli scheletri. Va bene, ditemi se vi piace questo tipo di video oppure vi piace più, non so, la costruzione, il tipo di farm. Beh, le farm volevo fare l'episodio speciale che sto rimandando continuamente. Adesso apro F3 e mi guardo dov'è questo scheletro. Ecco, è là. Sicuro qua dietro c'è qualcuno perché ci sono troppe entità. Dove cavolo sono adesso? Ma troverò qualcuno qua? Non trovo nessuno. Adesso spiegatemi dove sono i mob. Infatti le entità dicono che qua ce ne sono 6, 3, 8, 9, 10. Ma qua dove sono, dove ero io? Sto facendo giro giro tondo. Non ci credo. Dove sono? Non lo capiremo mai. Ma dov'è? 10 anni dopo troverò qualcuno. Ma sentite anche voi lo scheletro, vero? Non sono io. Ah, bene. Cioè, com'è possibile che ci siano una marea di entità? Questa è la mia caverna oppure è una caverna? Questa è la mia! Dove sono? Adesso spiegatemelo. Santo! Ok! Forse era una cosa che non dovevo fare. Sono finito con un cuore in una voragine che non so nemmeno dov'è. Sentivo mob, ho fatto una galleria tremenda. E diciamo,
che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che penso che sarà fra molto, perché non voglio più entrare in questo server. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!